Buonasera, benvenuti a Cuccioli e Campioni. Si conclude con questa puntata la stagione della nostra trasmissione. Noi seguiamo come sempre il Pescara e quindi ci fermiamo anche noi. Saluto tutti voi da casa. Questa sarà una puntata che dedichiamo al settore giovanile del Pescara, un vanto della società biancoazzurra. Parleremo con dei responsabili che sono ospiti in studio, approfondiremo il tema Primavera Pescara e poi conosceremo, anzi ritroveremo, perché le abbiamo avute già negli anni scorsi ospiti, le ragazze della scuola calcio del Pescara che sono collegate con noi in Zoom. Allora, comincio subito a presentarvi il responsabile delle attività di base della Pescara Calcio, Angelo Londrillo. Buonasera. Buonasera, Lina. E poi abbiamo Antonio Di Battista, coordinatore del settore giovanile e responsabile scouting della Pescara Calcio. Buonasera. Buonasera. E salutiamo da casa le Delfine, sono le ragazze under 15-17, eccole qui collegate. Buonasera ragazze. Non ci sono ancora tutte perché loro le troveremo al completo nella seconda parte della trasmissione, ma adesso le prime sono collegate con noi insieme alla dirigente Clara Brunozzi. Buonasera Clara, ciao ragazze, pronte per le domande? Buonasera Buonasera. Allora, io comincerei da Angelo Londrillo perché tu ci hai accompagnato sempre con la scuola calcio, dobbiamo a te il coordinamento perfetto delle squadre che si sono avvicendate nella trasmissione per i servizi esterni, per i collegamenti in Zoom. È un mondo molto attivo, un mondo che funziona, quello giovanile a Pescara Calcio, circa 1.000 iscritti, anche di più tra settore giovanile, scuola calcio. Tra settore giovanile e scuola calcio, sì, siamo sui 1.000, perché quest'anno con la scuola calcio siamo lievitati ulteriormente, nonostante no, la pandemia, nonostante quindi le settimane di zona rossa che ci ha costretti a fermarci, però il fatto che abbiamo aperto anche due nuovi poli di attività, quindi l'Unicentro a Montesilvano e i campetti a Vallemare di Cepagatti, ci hanno permesso di raggiungere questo incredibile, se mi permettete, numero di tesserati, comprese ovviamente le ragazze e le bambine della femminile che continuano a dire per noi sono sempre un vanto. Sentiamo Tonino Di Battista su Pescara Calcio come fucina di talenti. Quest'anno diversi ragazzi sono rientrati dalla primavera nel giro della prima squadra. Sì, diversi. Sono parecchi anni, insomma, che i ragazzi nostri del settore giovanile approdano in prima squadra. Purtroppo quest'anno è stato un anno, per quanto riguarda la prima squadra, da dimenticare. Come ben sappiamo, il settore giovanile vive di luce riflessa. È chiaro che adesso magari non avremo l'appeal che abbiamo avuto in Serie B, però cercheremo di dare il nostro meglio comunque. Ecco, la primavera, una stagione esemplare, prima in classifica, la prima sconfitta è arrivata pochi giorni fa. Che destino avrà con il Pescara in Serie C? Ma ci sarà un Consiglio federale che prenderà delle decisioni nei prossimi giorni. Noi ci auguriamo che si possa partecipare qualora dovessimo vincere il campionato, nel campionato di Primavera 1. Siamo nelle mani del Consiglio federale. È chiaro che ci dispiacerebbe soprattutto per i ragazzi non poter partecipare al campionato di Primavera 1 dopo aver vinto un campionato di Primavera 2, però bisogna prima vincere il campionato e poi parlare di queste cose. E io vi anticipo che nella seconda parte della trasmissione avremo ospite l'allenatore, la prima del Pescara, Gigi Gervese, e un giocatore. Allora, adesso torniamo invece a parlare della scuola calcio con Angelo Londrillo. Quanto è pesata questa pandemia sull'attività della scuola calcio? Ma è pesata molto perché comunque i tornei campionati federali sono fermi, sono stati fermi e resteranno fermi, quindi anche le esperienze nei confronti dei bambini con altre società sono mancate. Noi abbiamo la fortuna di partecipare anche a tanti tornei, sono mancati, però ripeto, tranne quelle settimane di zona rossa siamo stati bravi e fortunati nel dare la continuità agli allenamenti e diciamo
di questo va dato atto e credito anche ai genitori che si sono comunque fidati di noi, delle nostre linee guida, delle nostre raccomandazioni, quindi nell'annata particolare ci riteniamo soddisfatti, mettiamola così. Clara Brunozzi, che mondo è quello femminile del Pescara? Il mondo femminile del Pescara è un mondo giovane, ma diciamo, posso dire, promettente, nel senso che comunque stiamo, anche noi siamo cresciuti, abbiamo, nonostante la pandemia, riconfermato il numero dello scorso anno, cioè 80 tesserate, che comunque, data la situazione, è comunque un buon traguardo. Certo è che questo, l'anno, la stagione passata e questa, che sarebbero state sull'onda dei mondiali quelle che dovevano dare magari una spinta superiore, invece non lo sono state, ma comunque noi continuiamo a lavorare, e anche perché le ragazze che abbiamo, la maggior parte sono ragazze che sono con noi già da anni, quindi è giusto anche per loro continuare con tutto l'impegno che abbiamo messo fino adesso, a prescindere dalle avversità del Covid e soprattutto della mancanza dei campionati. Bene, andiamo sul campo per vedere le ragazze che si allenano e sentiamo proprio Clara Brunozzi, intervistata da Luca Teseo. Clara Brunozzi, Pescara Calcio femminile. Allora, è stata una stagione, dire travagliata e dir poco, però le ragazze sono tornate in campo con un entusiasmo ritrovato. Allora sì, la stagione purtroppo, quella passata e questa iniziata, non sono delle migliori, ci hanno fatto scoprire un calcio che non conoscevamo, un calcio di distanze, un calcio di non socializzazione. Noi siamo stati fortunati in quanto, appartenendo alle categorie nazionali, ci siamo fermate veramente pochissimo, solo nei periodi più clou, ed è stato importante e per le ragazze e per noi, perché poi per noi era uno sfogo e per loro era necessario. Anche i genitori, devo dire, sono stati tutti molto, molto bravi, nel senso, sì, con la paura, però avendo rispettato tutti i protocolli eccetera, siamo riusciti comunque a farle allenare e, per quel po' che si può, a farle socializzare. Ciao, sono Martina Di Cioccio, 12 anni. 12 anni, Prato La Perigna, provieni da una società che si chiama? Virtus Prato. Virtus Prato, stai provando qui l'ambiente Pescara Calcio, che te ne sembra? È bella. E ci sono cose diverse rispetto a quello che fai nella tua società di origine, oppure hai trovato cose simili? Simili, cose simili. Ciao, sono Paola Calegari, 15 anni. E niente, prima di venire qua al Pescara, che gioco da un anno, iniziato l'anno scorso, ho giocato a Milano per tipo 6 anni, poi mi sono trasferita qua e ho giocato al Pescara Calcio. E cosa ti aspetti per il tuo immediato futuro? Di giocare al Pescara. Il tuo ruolo? Il mio ruolo è centrocampista destro, ma anche attaccante. Anche attaccante, cioè sì. Ti ispiri a chi, per esempio? Stefano Sciaraui, dai. Addirittura, ritirato sì. Fuori dal cassetto Sciaraui. Esatto, esatto. Senti, fatto per chiudere, che ormai questo è uno sport anche per le ragazze equiparato al professionismo, è stata una grande conquista. Sì, perché comunque dicono che le ragazze magari non è uno sport per le ragazze, quindi magari noi ci sentiamo svantaggiate, però possiamo arrivare anche a livelli molto superiori a giocare in nazionale, per esempio. Ecco, i mondiali femminili hanno aiutato tantissimo, no? Sì, hanno aiutato anche perché noi siamo andati una volta a vedere una partita per le qualificazioni, se non sbaglio, a Castel di Sangro, e là ci hanno ispirato un po' per giocare. Adesso abbiamo 80 tesserate riconfermate rispetto alla stagione scorsa, che comunque è stato un gran passo nonostante il Covid. E sì, le famiglie si avvicinano, comincia a crescere, tant'è che quest'anno abbiamo anche, ci accingiamo ad organizzare un camp completamente femminile, che è una novità per la zona, e credo anche in Italia non è che ne siano stati fatti tanti, e ci sarà praticamente dal 5 al 10 luglio. E la location è a Giulianova. A breve sui social ci saranno tutte le indicazioni. È aperto a tutte le nostre tesserate, e chiunque vuol conoscere o fare
un po' di calcio, ma anche un po' di vacanza, sperando che ovviamente il Covid ce lo permetta. È il momento delle prime domande ai nostri ospiti. Le ragazze da casa cominciano con Anna Contaldo. Sì. Anna, la tua domanda è per... Buonasera. Angelo, quanto è difficile gestire i rapporti con i genitori dei bambini? Anna, è una bella domanda questa. Io ti rispondo in maniera molto onesta dicendoti che quando ho iniziato questa avventura con la Pescara Calcio 9 anni fa, probabilmente è stato più difficile. Adesso, nonostante siamo cresciuti numericamente, abbiamo la fortuna comunque di avere diversi collaboratori che sanno gestire queste situazioni. Quindi negli ultimi anni ho avvertito meno questo peso. Forse siamo stati bravi anche noi a mettere comunque sia i bambini nelle condizioni giuste di esprimersi e di divertirsi. Quindi diciamo che siamo migliorati. E se c'è un segreto è quello di essere sempre comunque sinceri con loro. Adesso Maria Valeria Farina per Di Battista. Cosa significa essere responsabili di un settore giovanile? Cosa significa? È una grande responsabilità. Innanzitutto bisogna avere delle conoscenze e delle competenze a 360 gradi, perché non si tratta solo di organizzare un settore giovanile, ci sono degli ambiti importanti come la selezione, la formazione, bisogna sovrintendere a tutto. E poi, come ha detto Angelo, anche i rapporti, soprattutto i rapporti con le famiglie, con i ragazzi, è un bell'impegno. Chiara Masi, domanda per Angelo Londrillo. Sì, buonasera. Ciao. Cosa ne pensa lei del calcio femminile? Ciao Chiara. Come ho detto prima, per noi è un vanto e sicuramente il calcio femminile negli ultimi anni in Italia si sta espandendo. Le società stanno investendo e non dico che siamo ancora a livello del Nord Europa, perché è difficile, però la strada intrapresa è quella buona. Io sono contento del rapporto che abbiamo instaurato con Clara, con Pierpaolo, con tutti. Quindi anche la prospettiva di essere cresciuti insieme sia numericamente, sia qualitativamente e sia nei gruppi. Quindi immagino siamo partiti senza certezze, senza under 15, under 17, adesso ci sono comunque due gruppi. E quindi sempre meglio. Speriamo di migliorarci anche nei prossimi anni, questo è l'obiettivo nostro. Patrizia Contaldo, la tua domanda. Buonasera. Ciao. Come scegliere un giocatore, solamente per le sue doti tecniche? No, assolutamente. Sicuramente bisogna indagare anche altre qualità, come quelle fisiche, atletiche, caratteriali, tecnico-tattiche, quindi bisogna operare in quella direzione, non guardare solo l'aspetto tecnico. Un'altra domanda da Elisabetta Gianmattei, sempre per Di Battista. Buonasera. Buonasera. Io volevo chiederle se avesse avuto mai esperienze con i settori giovanili femminili. No, mai. Ho avuto modo di vedere delle partite, ad esempio in Svezia. Ero andato a vedere delle partite di calcio giovanile a fianco, parallelamente, come mi spostavo c'era sempre una partita di calcio femminile. E ho notato questa differenza con il nostro movimento qui in Italia. Giocava l'Under 17, che ne so, del Bromma Poicarna, giocava anche l'Under 17 della femminile. Ho notato che c'era sicuramente maggiore partecipazione, ecco. Per avere partite della stessa categoria in tutte le città dove sono andato, insomma, mi ha fatto pensare che sicuramente è più sentito. Insomma, c'è una maggiore cultura. Sì, no? Sì. Il settore femminile del Pescara è cominciato da pochi anni, Angelo. È il quinto anno, se non erro, ma Clara ci può aiutare. Penso che siamo più o meno lì, sì. Vero, Clara, è il quinto anno.
è un settore in cui la Pescara Calcio vuole investire? Sì, è la quinta stagione. Ma come ho detto prima, sì Mila, perché comunque io ritengo che la Pescara Calcio sia la società per eccellenza comunque in Abruzzo e quindi è giusto che anche il calcio femminile possa essere rappresentato dalla Pescara Calcio. Ma sotto questo punto di vista anche il presidente, nelle volte che abbiamo parlato del calcio femminile, non ha mai posto veti, anzi ha detto cerchiamo di valorizzarlo il più possibile. Inizialmente non è stato semplice perché era difficile anche motivare e convincere le ragazze a giocare a calcio, che è prevalentemente uno sport maschile. Però onestamente poi con le tante iniziative, gli open day che abbiamo organizzato, con le conoscenze che aveva Clara già nell'ambito del calcio femminile, come ho detto prima, piano piano siamo riusciti ad avere una dimensione secondo me buona. Come avviene l'attività di scouting della Pescara Calcio? Beh, è strutturata in varie fasi, sicuramente fino ai 14 anni possiamo operare solo sul territorio perché non è possibile portare ragazzi da fuori regione. Poi dai 14 anni ai 16 anni si possono fare tesseramenti in deroga e quindi ci spostiamo anche su altri territori, nelle altre regioni. Dai 16 anni in poi si può andare anche all'estero, quindi diciamo che la normativa scandisce un po' i tempi per quanto riguarda lo scouting. Con il Pescara in Serie C il settore giovanile diventa un serbatoio ancora più forte per la prima squadra? Penso di sì. Come dicevo prima, sicuramente perderemo un po' di appeal perché ragazzi, ad esempio, da fuori regione ambiscono ad andare magari in società di B e di A. Quindi non hai più quella forza, però noi sicuramente dobbiamo continuare a lavorare come abbiamo sempre fatto, soprattutto sulla selezione e sulla formazione. Crediamo in quello che stiamo facendo, pensiamo di farlo anche se la nostra prima squadra il prossimo anno parteciperà al campionato di Lega Pro. Ci auguriamo chiaramente che possa risalire, come è successo al Perugia, all'Entella. Quest'anno al Perugia, negli anni scorsi all'Entella, di risalire subito, perché così significherebbe non perdere tanto terreno rispetto agli altri. Angelo, torniamo alle attività di base. A che età si comincia la scuola calcio? Si comincia federalmente a 5 anni, c'è chi magari ha la predisposizione anche ad iniziare prima e poi ci sono dei corsi per i bambini di 3-4 anni che abbiamo organizzato praticamente da 2 settimane a questa parte per la prima volta e abbiamo avuto un bel riscontro, quindi lì si lavora prevalentemente sul gioco? Sì, sul gioco, sulla psicomotricità. E infatti tu hai annunciato, stai annunciando il servizio che vedremo tra poco, che è un servizio molto interessante e anche tenero, perché ci sono questi cuccioli veramente amabili che si apprestano a vivere l'esperienza del calcio. Sono tanti, sono molto motivati? Beh sì, sono tanti e abbiamo messo anche diversi istruttori perché a questa età comunque governarli in campo non è semplice. Allora ascoltiamo il responsabile di questo corso di avviamento allo sport e sentiamo anche i bambini che sono stati intervistati da Luca Teseo sul campo di Ragavasco. Campioni nel cuore di questa città. Quanti calci ad un pallone per sognare. Alessandro Febbo, coordinatore delle attività di base, dalle immagini che stiamo vedendo possiamo dire si inizia subito, proprio da 4 anni di età. Esatto, esatto. Siamo partiti con questo nuovo progetto, un avviamento al gioco del calcio, con bambini nati nel 2017 e 2016. È un progetto nato dalla volontà di farci conoscere fin da piccoli con i bambini, in un percorso ovviamente dove l'attività calcio, inteso come il suo massimo intento, non è proprio preciso. Il nostro obiettivo è quello di farli divertire anche con l'attrezzo pallone, in un percorso fatto di giochi, esercizi, socializzazione,
E per riuscire a raggiungere questo obiettivo abbiamo deciso anche, insomma, se il genitore non poteva venire da noi, andare noi a casa dei genitori, perché oltre qui al Polo Ravasco abbiamo anche, come altri poli, lo Sport Village e anche il New Dribbling per quanto riguarda il terzo polo. Campioni nel cuore di questa città. Tu vuoi fare tanti gol da grande? Sì. Vuoi essere il capocannoniere? Sì. Ok, e con gli altri bambini che cosa avete fatto fino adesso? Siamo entrati insieme con Davide e Mario. Sì. Poi abbiamo fatto tante corse in campo. Tante corse. E abbiamo messo la palla sotto a braccio. Poi abbiamo fatto i tiri, qualche tiro. Quanti calci ad un pallone per sognare. Siamo arrivati al terzo appuntamento e chi ci segue dal primo dì, devo dire che quando arrivano già tra di loro in molti si chiamano e si cercano, quindi per noi il primo obiettivo l'abbiamo già raggiunto, farli stare bene. Bene, c'è uno spettatore che segue attento quello che dici, quindi il che vuol dire che sono tutti attenti e visti. Assolutamente, mi danno anche le sanzioni e le multe, quindi figurati un po', caramelle a iosa. Campioni nel cuore, che festa sarà, se vedrai quella bandiera sventolare. E lui chi è? Un amico tuo? Sì. Pure tu giochi qua. Ok. E come ti chiami? Giorgio. Giorgio, quanti anni hai? 4. 4, come Daniele. Basta peccare. Sarai l'orgoglio della tua città. Sono davvero meravigliosi. Una curiosità, Angelo, bambini così piccoli che si staccano dai genitori per giocare, non hanno momenti di nostalgia, di pianto? Hanno di questi momenti, l'ha avuto pure mio figlio la prima volta che l'ho portato 2 settimane fa a fare questa attività, però poi si abituano, poi si divertono, poi socializzano, poi giocano, quindi inizialmente ci può stare quel blackout momentaneo, però poi una volta che si prende quel coraggio è come il primo giorno d'asilo, d'altronde più o meno, no? Quando il genitore accompagna, magari il primo giorno ci va 3 ore, il secondo giorno 2 ore, noi abbiamo fatto più o meno la stessa cosa. E già adesso sono dei bambini, non ovviamente autonomi, però fanno attività lontano dagli occhi dei genitori. Antonio Di Battista, la prossima stagione come sarà per il settore giovanile del Pescara? Dobbiamo affrontare questo discorso con il nostro presidente, speriamo tutti che non ci siano ripercussioni con la retrocessione. Sono convinto che farà di tutto per non farci mancare nulla e per continuare a lavorare sulla strada già intrapresa. Ciao Massimo. Hai visto? Sì. Massimo, dicevamo prima, un vanto il settore giovanile del Pescara per questa società. Assolutamente, un vero e proprio gioiello costruito nel tempo con grande professionalità. Io saluto sia Angelo che Antonio, che sono stati bravissimi nel corso degli anni. Tra l'altro Angelo è cresciuto in maniera significativa. Gli faccio i complimenti perché è davvero una persona competente e seria. Antonio lo conosciamo da una vita, quindi insomma non ha bisogno delle mie lodi, perché lo ha dimostrato nel tempo con il lavoro, il sacrificio, portando anche dei grandi talenti che poi sono stati sono serviti anche per le plusvalenze, che sono fondamentali per una società come il Pescara. Non lo dimentichiamo questo mai, non lo dobbiamo mai dimenticare. E quindi il settore giovanile, peccato per quest'anno, per la stagione travagliata, sciagurata che c'è stata, però secondo me deve essere tutto visto come un'opportunità per riemergere, per rinascere, perché comunque le basi ci sono, come dicevi poc'anzi Mila, proprio il settore giovanile per me è una base imprescindibile per una società come il Pescara e non solo, quindi la certezza da cui ripartire è proprio il settore giovanile. Da quali certezze partirà invece la scuola calcio per la prossima stagione? Beh, la scuola calcio parte dalla certezza di avere 130 istruttori, collaboratori, dirigenti, quindi una base forte che lavora su 10 campi, 10 strutture sportive diverse,
quindi con tutti poi i progetti che abbiamo legati al college, mi vengono in mente i camp, piuttosto che le iniziative benefiche, le lotterie, quindi è veramente un mondo grande, un mondo bello e penso che di questo la società ne sia contenta. Vediamo delle immagini delle vostre attività, sì. Tra l'altro il lockdown, il coronavirus non hanno scoraggiato i ragazzi perché nessuno ha lasciato il calcio. No, tranne qualche rinuncia, però abbiamo avuto anche diverse adesioni e tutt'oggi continuano ad arrivare perché vogliono comunque sia far parte di questi ultimi mesi di scuola calcio, quindi... No, siamo contenti. Poi con il settore giovanile e con la categoria, sì, e con la categoria di Mauro Esposito e tutti i gruppi 2008 non ci siamo praticamente mai fermati perché essendo gruppi di caratura nazionale il DPCM lo prevedeva, quindi loro sono stati anche più fortunati che hanno potuto sempre avere questa continuità di allenamenti. E poi, vi ho detto prima, Antistadio di Pescara, Campozanni, Campo Rancitelli, Cittadella dello Sport, ma potrei continuare veramente per diversi minuti. Non ultimo abbiamo preso anche la gestione del campo sportivo, del centro sportivo di Silvi, quindi è un altro investimento che la società va a fare sull'impiantistica sportiva che è fondamentale se vuoi fare calcio, quindi le premesse sono buone. Peccato per come è andata la stagione di prima squadra, però diciamo che come ha detto Massimo prima, la base, quindi l'attività di base del settore giovanile, ci sentiamo che possano essere due entità sulla quale la Pescara Calcio può contare. Grazie. Allora noi abbiamo concluso questa prima parte della trasmissione insieme ad Angelo Londrillo e Antonio Di Battista. Grazie per essere stati con noi. Tra poco entreranno in questo studio l'allenatore della Primavera del Pescara per Luigi Gervese e poi Davide Veroli, difensore centrale biancazzurro, e saranno loro a sottoporsi alle domande delle nostre ragazze che nel frattempo stanno aumentando. E adesso consentitemi di avvicinarmi, io indosso la mascherina perché volevo consegnarvi un simbolico omaggio, una medaglia, il numero 1. Grazie, grazie mille. Per la vostra competenza e la vostra collaborazione grazie preziosissima mille. Con la vostra grazie. Trasmissione. Ecco, una per Tonino Gian Battista, allora, una per Angelo Londrillo. Allora, con l'occasione grazie. Abbiamo portato anche noi un pensiero per te e uno per la redazione di Rete 8, quindi c'è un gagliardetto della Pescara Calcio per la redazione. Grazie, graditissimo. Inquadriamolo, ecco. Abbiamo qui, preparato bellissimo. Una maglietta di quest'anno con... No, che meraviglia, nome, grazie. Numero, da sono convocata con numero 10, numero benissimo. 10, sì. Sono quindi stata convocata. Da parte di tutta la società. Grazie, io veramente mi commuovete, bellissimo. Grazie, la grazie metterò volentieri e tra poco proverò anche a fare un provino con Gigi Gervese, vediamo un po', se visto che la maglia se mi vuole arruolare nella primavera. Allora, grazie di cuore per la vostra partecipazione, sempre presenti, poi veramente un coordinamento impeccabile. Angelo, grazie, ti ringrazio grazie, anche grazie, Giuseppe Geria, di questa bella comunque opportunità e vetrina che date anche ai bambini della scuola calcio. Grazie a tutti. Poi continueremo con i ringraziamenti. Adesso ci fermiamo perché tra poco entreranno altri ospiti che abbiamo annunciato appunto poco fa. Torniamo a Cuccioli e Campioni con dei nuovi ospiti, l'allenatore della Primavera del Pescara Pierluigi Gervese, buonasera. Buonasera a voi. E poi abbiamo il difensore centrale Davide Veroli. Buonasera. Benvenuti. Allora, la Primavera abbiamo tessuto le lodi di questa squadra fino a poco fa con gli ospiti precedenti. Mister, come ci si sente ad essere il lato positivo del Pescara di quest'anno? Ma sicuramente è una cosa bella, questo grazie ai ragazzi che stanno disputando un campionato molto buono e soprattutto per quanto riguarda il discorso di tutto il comparto del settore giovanile che ogni anno riesce a esprimere il meglio con un lavoro di qualità. E sicuramente fa piacere,
ecco, vogliamo continuare fino in fondo questo progetto, portare a termine quello che per noi è il nostro obiettivo, cioè la vittoria del campionato. Allora Davide, questo campionato trionfale, un'unica sconfitta che è quella che avete subito pochi giorni fa nel recupero con il Crotone, qual è la ricetta di questa squadra così forte? Ma sicuramente la compattezza del gruppo, sin dal primo giorno ci siamo trovati bene tutti quanti, dal primo all'ultimo. E adesso è il momento forse più difficile della stagione in cui dobbiamo unirci più che mai per raggiungere appunto quello che è il nostro obiettivo, quello che vogliamo tutti. E io saluto in collegamento una giocatrice del Pescara Calcio Femminile, Noemi Giuliani, difensore anche lei. Ciao Noemi. Ciao, buonasera. Allora, il vostro campionato invece, mancano 4 o 5 giornate alla fine della stagione regolare, giusto? Sì. Voi domenica riposerete, però vi aspetta un rush finale per una posizione migliore in classifica. Sì. Per una posizione migliore in classifica e soprattutto con le migliori, diciamo, le squadre migliori del campionato. Voi siete nel... Però dobbiamo... Sì. Sì, scusami. No, continua tu. Avete le squadre tra le più forti. No, sì. Sì, esatto. E sicuramente dobbiamo fare punti comunque per migliorare la posizione. In poche parole, come descriveresti questo gruppo? Il nostro gruppo affiatatissimo, soprattutto all'esterno nello spogliatoio si è creato un bel gruppo con il passare del tempo, certo in mezzo al campo abbiamo avuto un po' di difficoltà che piano piano insomma stiamo migliorando anche grazie allo staff tecnico e proveremo a fare meglio. Volevo chiedere a Clara Brunozzi, anche per voi com'è stata questa stagione senza poter disputare un campionato? Sono ragazze grandicelle, quindi trovare le motivazioni forse non è stato facile. Sì, effettivamente è tuttora difficile perché non solo non ci hanno permesso di disputare i campionati, ma anche i test match sono arrivati un po' in ritardo rispetto a quelli dei ragazzi e infatti noi abbiamo organizzato adesso per fine mese il primo test match, quindi le ragazze, diciamo l'unica cosa che ci ha salvato è che veramente hanno voglia di giocare. Perché se no da tutti i livelli, anche dalle piccoline che non sembra perché giustamente comunque si divertono più facilmente, però con le grandi si è fatto un po' di fatica anche inizialmente con gli allenamenti individuali, mantenere alto l'interesse non è stato facile, però credo che nonostante tutto ci sono riusciti perché io mi tengo fuori dal campo, però i mister sono coinvolgenti, questo te lo possono confermare loro. E hanno cercato di fare il meglio con le limitazioni che c'erano. Ma il mister non c'è? Non è collegato? Si collegherà tra poco? Purtroppo ancora non rientra. Se riesce a arrivare prima che andiamo via per un saluto, purtroppo il lavoro l'hanno trattenuto e non è riuscito ad arrivare in tempo. Va bene, però vediamo Noemi, che è la calciatrice che sta crescendo in famiglia, che poi farà la domanda insieme alle compagne, ai nostri ospiti. Massimo Profeta, la primavera del Pescara. Una stagione esaltante, però anche una squadra che si è vista retrocedere la scorsa stagione dalla classe A, diciamo, alla classe B, alla primavera 2 e adesso purtroppo non può continuare il campionato come meriterebbe, cioè parlo della prossima stagione per via della retrocessione del Pescara. Eh sì, purtroppo c'è questa situazione di cui abbiamo già parlato in tante circostanze, anche prima. Beh, effettivamente dispiace molto perché è stato fatto un grande lavoro da Gigi Ervese, dai ragazzi, cioè uno dei protagonisti di questo campionato, Davide Veroli, che tra l'altro è molto giovane, un 2003, che io ho avuto modo di apprezzare in qualche partita, l'ho vista, devo dire che è un bel difensore dai piedi buoni, tra l'altro, un mancino se non ricordo male, che gioca molto bene la palla. Io gli ho visto fare dei lanci illuminanti
probabilmente ha giocato anche a centrocampo, perché insomma ha dei piedi nobili per essere un difensore, e quindi gli faccio i complimenti. Ma al di là di questo, sì, è un peccato, però ripeto, secondo me questa deve essere un'opportunità. Magari sto dicendo una cosa retorica, no? Quello che è accaduto quest'anno deve essere un'opportunità per rinascere, reagire. E mi rendo conto che i sacrifici fatti non sono valsi a nulla, diciamo, nel senso dal punto di vista del risultato, però rimane la crescita. Ecco, io questo voglio dire, rimane la crescita di questi ragazzi, che è importante, perché tra l'altro sono stati curati molto bene da un maestro di calcio che Pierluigi Gervese. Quindi io direi di prendere il meglio da questa situazione. Mi rendo conto che non è facile, Mila, però non può che essere così, perché non si può tornare indietro. Ormai quello che è stato fatto, loro non hanno nessuna responsabilità, però credo che siano queste le situazioni difficili da cui magari, ecco, si tempra anche il carattere, si forgia il carattere, il temperamento di una persona, perché comunque è un evento negativo. E quindi non tutti i mali sotto questo profilo vengono per nuocere, quindi in bocca al lupo lo stesso, e forza ragazzi, forza Gigi, perché io penso che torneranno momenti sereni e tornerà come sempre la luce. È così, mister? Sì, intanto ringrazio Massimo, sono d'accordo con lui quando parliamo di la priorità è sicuramente la formazione del ragazzo. E devo dire che i ragazzi hanno fatto sono cresciuti tantissimo dall'inizio del campionato, e questo è l'obiettivo principale. Adesso, a prescindere dal discorso del regolamento, che si è sempre parlato della retrocessione o meno, io, come dico sempre ai miei ragazzi, noi l'obiettivo lo dobbiamo portare a termine. Abbiamo la voglia e sicuramente il desiderio di vincere il campionato sul campo. Non ci interessa sicuramente il regolamento, quindi il nostro obiettivo principale è quello di portare a termine questo campionato cercando di dimostrare sul campo di essere i più bravi. Quindi questo è un obiettivo che abbiamo, sono sicuro, perché ho veramente un gruppo di ragazzi fantastici, ragazzi che lavorano sempre bene, e sono sicuro e convinto che questo progetto, questo percorso lo vogliamo terminare nei migliori dei modi. Davide, questa prima sconfitta stagionale con il Crotone, recupero dell'ottava giornata, aveva qualcosa a che fare con la retrocessione del Pescara avvenuta pochi giorni prima? Cioè, psicologicamente questo ha influito sulla vostra... Ma noi ci siamo sempre allenati al massimo, a prescindere da quello che accadeva in prima squadra. E ogni allenamento, ogni partita che abbiamo giocato in precedenza abbiamo sempre dato il massimo. E poi il regolamento, quello che dice per promozione, eccetera, queste cose qua non l'abbiamo mai guardato, ma come detto in precedenza l'obiettivo comune è quello che, insomma, vincere il campionato, no? E ce lo siamo fissati dall'inizio e speriamo di portarlo a termine come tutti vogliamo. Allora, iniziamo con le domande per voi preparate dalle delfinette. Iniziamo con Chiara De Luca. Per chi è la tua domanda, Chiara? Davide. Vai. Vai. Qual è l'aspetto migliore di essere un calciatore? Ciao Chiara, grazie per la domanda. Calciatore, piano piano speriamo di diventarci, è solo all'inizio, diciamo, e sicuramente dare il massimo sempre, dobbiamo sempre dare il massimo e migliorare dove abbiamo lacune o comunque punti deboli. Anna Contaldo. Ti piacerebbe allenare le femmine? Ciao Anna, penso che, non lo so, potrebbe essere un'esperienza bella. Non so, credo di essere in grado di riuscirci, però ecco, potrebbe essere una cosa bella, una cosa nuova, vediamo che cosa... In futuro ci penseremo. Vorrei coinvolgere Noemi Giuliani. Quali caratteristiche deve avere un allenatore di una squadra femminile, Noemi? Tanta pazienza. Tanta pazienza. Sì, tanta pazienza, veramente tanta. Perché siamo donne più che altro. E quali sono per un allenatore invece i punti forti nell'allenare una squadra femminile? Quali sono i vantaggi rispetto a una squadra maschile, secondo te?
che fondamentalmente le femmine, diciamo le donne in generale, in questo sport sono penalizzate rispetto all'uomo e quindi per passione ce la mettono tutta. Noemi, noi ti ringraziamo della tua presenza, in bocca al lupo per questo fine campionato. Ricordiamo, voi adesso siete al sesto posto, giusto? Sesto posto in classifica, sì, e il vostro obiettivo è arrivare al ridosso delle squadre che lottano per la promozione, quindi almeno insomma un quinto posto, o si può ambire anche al quarto? Pure si può ambire anche al quarto, volendo, si può ambire anche al quarto. In bocca al lupo, l'ultima cosa che ti chiedo, un consiglio per queste ragazze che sono collegate affinché diventino delle giocatrici professioniste. Vi do un consiglio, il consiglio è mettetecela tutta in ogni allenamento e credete soprattutto in voi stesse. Bene, grazie. Grazie, miglioratevi. Grazie, bellissime parole, grazie Noemi, e ti salutiamo, grazie anche al presidente del Pescara Calcio Femminile, grazie Andrea Cicconi, che ha consentito questo intervento di Noemi a Cuccioli e Campioni. Noi andiamo avanti con le domande, la prossima è da Noemi Grosso. Buonasera. Ciao. Per Davide. Vai Noemi. Quale persona ha avuto più influenza sulla tua carriera? Ciao Noemi, sicuramente mio padre, perché penso sia la figura che mi ha aiutato a entrare nel mondo del calcio. Lui anche era un appassionato, ha sempre giocato a calcio, seppur a bassi livelli, comunque è sempre stato un giocatore. E quindi devo tutto a lui. Poi durante diciamo, questi anni in cui ho giocato tutti i mister che ho avuto mi hanno aiutato nella crescita personale e anche diciamo, a stare insieme agli altri all'interno dello spogliatoio, all'interno del campo, con la squadra. In particolare mister Ribese come ti ha aiutato? Quali sono i consigli più preziosi che ti ha dato? Sicuramente quello di crederci fino alla fine, non mollare mai e anche nei momenti di difficoltà andare avanti e superarli nel miglior modo possibile. Il mister Irvesi nei momenti di difficoltà ne ha avuti quest'anno perché la squadra è stata anche un po' cambiata con il mercato di gennaio, c'è stata qualche cessione, giocatori come dicevamo prima che gravitano in prima squadra e che quindi ti sono stati diciamo sottratti in senso buono per gli allenamenti, anche per le partite, però la squadra ha continuato ad andare come un treno. Sì, obiettivamente siamo stati bravi a superare anche questi momenti, momenti diciamo che in una stagione possono anche starci. E l'obiettivo nostro era sempre quello di cercare, ecco, come diceva Davide, di imparare a superare le difficoltà e cercare sempre di trovare le soluzioni per andare avanti. E questo grazie al, come ho detto prima, al gruppo e ai ragazzi che sono stati bravi a mantenere alta sempre la concentrazione, a parte la partita scorsa che forse potevamo fare un pochettino meglio, però ecco, adesso siamo pronti e sono convinto che i ragazzi sabato e metteranno il massimo per tornare alla vittoria. Prossima domanda da Stella Vagnoni. Buonasera. Ciao. Volevo porre una domanda a Davide. Vai. Cosa rappresenta per te il calcio? Ciao Stella, il calcio in questo momento è tra le cose più importanti per me, insieme alla famiglia, alla scuola, anche quella molto importante. E in questo momento bisogna dare il massimo perché è un momento di crescita e se si fanno bene tutte le tappe giuste, tutti i passaggi giusti, si può ambire a una vita migliore, ecco. Patrizia Contaldo, a te la parola. Vai. Eccomi. A che età hai iniziato a giocare? Come è nata questa passione?
Ciao Patrizia, ho iniziato a giocare all'età di 4 anni in una società vicino a casa in Ancona. E la passione, appunto, come ho detto anche prima, me l'ha trasmessa mio padre. E niente, questo. Da Senigallia, no? Dalle giovanili? No, prima un'altra piccola squadra, poi ho fatto 4 anni all'Ancona e poi FC Senigallia, l'ultima società. E come sei arrivato a Pescara? Dall'FC Senigallia, tramite provini, qua a Pescara, sono arrivato qua. Mister Irvese, la stagione di Davide Veroli, com'è stata finora? Davide, devo dire che ha fatto una crescita, soprattutto dall'inizio del campionato, incredibile. Ha sempre dimostrato dei grossi valori tecnici e quindi può migliorare tantissimo. E sono convinto che, perché è un ragazzo molto serio, un ragazzo che ha voglia di migliorarsi, e quindi sono convinto che è un prospetto molto interessante e soprattutto è un prospetto che sarà utile in futuro per la prima squadra. Aurora Belaldinelli, la tua domanda. Per Davide. Chi è stato il tuo primo idolo da bambino? Ciao, allora io idoli non ne ho mai avuti, mi sono sempre ispirato a diversi giocatori, anche perché non ho mai avuto un ruolo, diciamo, ne ho cambiati moltissimi e ora mi trovo a fare il difensore centrale. Sono passato da mezzala, mediano, terzino, ho fatto un po' tutti. E ad ora mi ispiro molto a Bastoni, Alessandro Bastoni dell'Inter, e mi rivedo in lui, ecco. Sei d'accordo, mister? Sì, come caratteristiche somiglia tantissimo. Davide ha, secondo me, anche una qualità tecnica importante e ecco, lui deve soltanto crescere sotto il profilo fisico ancora, perché è ancora giovane e lo può fare, e secondo me ha tutte le caratteristiche, ripeto, come ho detto prima, di diventare un giocatore, un buon giocatore. Noemi D'Alberto. Eccomi. Ciao Noemi. Per Davide. Sì. È stato difficile allontanarsi dalla tua famiglia? Ciao Noemi. All'inizio sicuramente, allora io non ho mai avuto problemi, ma di ragazzi che hanno avuto difficoltà ce ne sono stati. E io mi sono trovato sempre bene, anche perché da piccolo ho fatto vari camp in giro per l'Italia. E quindi per qualche, diciamo, settimana mi sono anche allontanato dalla famiglia, e questa allontananza non l'ho sentita più di tanto, anche perché loro mi sono stati sempre vicini, comunque chiamate, videochiamate, ci teniamo sempre in contatto. Chiara Masi, la tua domanda. Sì, una domanda per il mister. Vede un futuro per il calcio femminile? Ciao Chiara. Sì. Anche perché non mi aspettavo questa crescita negli ultimi anni. Secondo me in futuro il calcio femminile ricoprerà un ruolo molto importante. E devo dire che dalle partite che ho visto, anche da quelle poche partite che sono riuscito a vedere, ho notato una grandissima crescita sotto il profilo tecnico. E sono sicuro che nel futuro sarà sempre un livello sempre più alto e sono convinto che diventerà, prenderà piede tantissimo. Alice De Laurentiis. Eccomi, buonasera. Buonasera. La mia domanda è per Davide e volevo chiedere, quando entri in una società l'attaccamento alla maglia viene spontaneo? Ciao, sì, sicuramente ormai sono 4 anni che sto qua a Pescara, quindi mi sono affezionato sempre più sia alla società che alla città. Mi sono trovato bene da subito e tuttora mi trovo molto bene. Cosa ti piace dell'Abruzzo, della nostra regione? Il cibo è molto buono, anche la città è molto movimentata, gente sempre in giro, bella città. Maria Valeria Farina.
Buonasera, io ho la domanda per il mister. Vai. E, cioè, secondo lei qual è la differenza sostanziale tra una calciatrice e un calciatore? Questa è una bella domanda. Ma in questo momento parliamo sotto il profilo tecnico e forse la differenza io la noterei più sotto il profilo fisico e naturalmente i tempi di gioco credo che siano diversi perché per quanto riguarda il discorso tecnico, osservando alcune partite si nota tranquillamente che c'è un livello buono. Quindi sicuramente qualcosa di diverso è sotto il profilo della capacità di esecuzione, quindi di velocità, ma che questo col tempo penso che si possa anche compensare. La prossima domanda è da Elisabetta Giammattei. Buonasera, io ho una domanda per Davide. Volevo sapere se avessi la possibilità di scegliere una squadra importante, dove andresti? Ciao, non saprei dirti perché penso in questo momento, penso al presente, penso a quello che stiamo facendo e quello per cui stiamo giocando. In futuro qualsiasi squadra sarebbe buona, io sono tifoso del Milan, quindi Milan sarebbe una bella cosa, però al momento penso al presente. Ti piacerebbe giocare con il Pescara perché adesso ti sei proprio ambientato qui, è uno dei tuoi obiettivi Sì, giocare. certo, sarebbe molto bello, una bella soddisfazione perché comunque dall'Under 15 che sto qua, quindi ormai sono 4 anni e piacerebbe, sì, certo. Mister, come si vive in primavera il Pescara, diciamo il campionato del Pescara, le sorti del Pescara, come le avete vissute quest'anno? Ma sicuramente è un'annata molto difficile e particolare. Io personalmente non immaginavo minimamente una situazione del genere perché ho sempre ritenuto la squadra una squadra all'altezza della situazione a livello sotto il profilo tecnico. Però purtroppo varie dinamiche negative hanno portato a questa retrocessione e per un pescarese come me non è sicuramente una cosa molto, molto bella. Nello stesso tempo l'augurio più grande è quello di poter rivedere la nostra squadra in categoria che compete come la Serie B perché è una società che ha un trascorso importante, valido, quindi non possiamo immaginare, ecco, di rimanere per molto tempo nella Lega Pro. Quindi, come ho detto prima, l'augurio più grande, quello che posso fare, è quello di rivedere il nostro Pescara in categorie importanti. Lucrezia Meletti, la tua domanda. Sì, buonasera, io ho una domanda per il mister. Quali sono le caratteristiche che deve avere un buon allenatore? Penso che un allenatore debba avere diverse caratteristiche, a parte il discorso di saper gestire un gruppo, che in questo momento credo che sia la cosa più difficile. La gestione delle risorse umane, credo che in questo momento, anche per categorie importanti, credo che sia la cosa più difficile e nello stesso tempo più complicata. Oltre alla gestione del gruppo, la capacità di poter dare un'identità alla squadra, un'idea di gioco, questo è un fattore anche molto, molto importante. Credo che per diventare, io adesso non lo so perché non sono un allenatore affermato, però ecco, l'idea mia è cercare di migliorare in tanti aspetti. Perché la figura dell'allenatore è una figura molto complessa e non facile. Sofia Neri, la tua domanda. Questa domanda è per Davide. Avevi sin da piccolo la passione per il calcio? Ciao, sì, la passione per il calcio ce l'ho da quando sono piccolo e come già detto anche alle altre tue compagne.
me l'ha trasmessa mio padre. È sempre stato, diciamo, il sogno che ho nel cassetto sin da quando sono bambino, è quello appunto di diventare un calciatore professionista. E si è collegato anche il mister Pierpaolo Grosso, buonasera. Oh, buonasera a tutti. Buonasera mister. Buonasera. Allora, come procede adesso la vostra stagione, fino a quando lavorerete e come sarà la prossima? Come si prospetta? Come si prospetta? Speriamo meglio di questa. Guarda, quest'anno è stato complicato per tutta una serie di motivi che conosciamo benissimo. Però la nostra passione, insomma, ci spinge ad andare avanti e a dare sempre il massimo. Ci siamo allenati regolarmente, quello che ci è mancato sono state le partite, quindi il fatto di vedere la domenica poi i risultati, confrontarci con altre squadre, quindi vedere i miglioramenti, le cose su cui migliorare, le cose insomma, su cui lavorare. Speriamo di adesso, fine mese, dovremo giocare qualche test match e andremo a Roma, fine mese, e vediamo insomma di chiudere in bellezza quest'anno e di ripartire poi ancora meglio l'anno prossimo. Bene, grazie mister, buon lavoro e passiamo alla prossima domanda. Domanda da Giorgia Patricelli. Buonasera, io ho una domanda per il mister. Come sarà strutturato il campionato l'anno prossimo? Ma intanto dobbiamo capire che campionato faremo. Speriamo di poter fare un campionato, il campionato della Primavera 1, che è sicuramente un campionato bello con squadre importanti. Benedetta San Giuliano, la tua domanda. Buonasera, la mia domanda è per Davide e vorrei chiedere perché l'importanza di fare squadra è fondamentale. Ciao, l'importanza di fare squadra è molto importante perché, soprattutto l'ho visto quest'anno, ma anche negli anni precedenti, ti porta a raggiungere grandi obiettivi o comunque dare il massimo per raggiungere gli obiettivi. E più si è uniti, e più è facile arrivare a raggiungere grandi traguardi. Domanda da Clara Brunozzi. Mister, buonasera. Giusto per curiosità, cosa dice ai ragazzi nello spogliatoio prima della partita? Ciao Clara, cosa dico? Tante cose. No, prima della partita cerco sempre di motivare il gruppo, cercare di caricarli al punto giusto per affrontare la partita, affrontare il match come vogliamo noi. E sicuramente credo che in quel momento sia la cosa più importante, perché una volta che hai fatto una settimana di lavoro, è lavorato bene, a livello tecnico c'è poco da ricordare ai ragazzi, quindi mi preoccupo soprattutto di motivarli e toccare le corde giuste per farli rendere al massimo. Intanto si è collegato Francesco Paolo Salviani che ha lavorato in esterna per tutto l'anno con Cuccioli e Campioni. Ciao Francesco. Ciao Mila, non so se mi vedete, Sì. ne ho approfittato per fare una passeggiata nel nostro splendido lungomare. E Sì. dunque, un saluto romantico per Cuccioli e Campioni. Bellissimo, grazie di questo saluto, veramente bello con questo sfondo. Noi abbiamo in studio Mister Iervese e Davide Veroli, sono due personaggi che tu conosci molto bene perché hai Sì, seguito sì. anche la Primavera. Allora faccio a te questa domanda: quale futuro per la Primavera del Pescara? Mi riallaccio alle parole del mister, ci auguriamo tutti che questa squadra vada nel campionato che la compete, ovvero la Primavera 1. Sappiamo che non è facile per vicende burocratiche. Poi se incrociamo le dita, c'è da vincere un campionato perché è meritato per quello che hanno dato i ragazzi. Io li ho seguiti particolarmente da vicino e devo dire che ho visto un attaccamento alla maglia, un lavoro del mister, del suo staff tecnico, non per piaggeria, ma veramente perché hanno espresso magari qualcosa che si doveva esprimere anche in prima squadra. Però appunto concludo dicendo che ci auguriamo che facciano la Primavera 1 e su Davide Veroli posso ricordare che è stato decisivo a Pisa perché ha salvato un gol sulla linea a tempo scaduto in una partita stregata del Pescara, un pareggio su un campo difficile. Dunque la capacità di Davide è stata quella di rimanere lucido, ma è stata anche del mister che sa motivare questi ragazzi, li rende tutti indispensabili.
Grazie, grazie a Francesco Paolo Salviani anche per la collaborazione preziosa per tutto l'anno con Cuccioli e Campioni. Noi ringraziamo le ragazze della Pescara Calcio Under 15-17, grazie a Clara Brunozzi, grazie al mister, anche a tutti voi, e in bocca al lupo per la prossima stagione. Adesso anche per voi c'è questo rito, perché io vorrei darvi un piccolo omaggio, è un presente simbolico, perché voi siete stati anche voi sempre presenti a Cuccioli e Campioni, vi abbiamo seguiti ogni settimana sul campo con i vostri servizi, anche con gli allenamenti. La medaglia a mister Iervese. Grazie. Grazie, medaglia al primo posto e medaglia a Davide. Grazie. Che ovviamente è come se la dessimo a tutta la squadra. Ragazzi, grazie, complimenti, certo. Siete stati veramente bravissimi. Torno in postazione per i saluti. Ragazze, noi vi salutiamo, grazie per essere state con noi, grazie a Clara Brunozzi, a mister Grosso e a tutte voi. Fatemi sentire il vostro ciao. Ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti e buona fortuna. Io ringrazio i nostri ospiti, ringrazio mister Pierluigi Iervese, ringrazio Davide Veroli, anche gli ospiti che sono stati presenti nella prima parte della trasmissione, e adesso un doveroso ringraziamento a tutti quelli che sono stati i protagonisti di Cuccioli e Campioni. Allora, grazie alla Pescara Calcio, alla proprietà di Rete 8 che hanno creduto in questo progetto, grazie ad Andrea Di Fabio, nostro prezioso regista, insieme a Dino Lallone in regia, e grazie a Giuseppe Geria, Angelo Londrillo, Max Mucciante per la Pescara Calcio, grazie alle scuole calcio, alle formazioni under che hanno partecipato, grazie agli istruttori, ai ragazzi, a tutti coloro che hanno collaborato con passione a questa nostra creatura Cuccioli e Campioni. Vorrei ringraziare anche l'ex coach che è stato con noi fino a qualche settimana fa, Marco Sansovini, grazie Massimo Profeta, non so se è ancora collegato, per essere stato la voce tecnica importantissima per questa trasmissione, e grazie al nostro... di aver partecipato. Ci sei, Massimo? Onoratissimo. Sì, sì, onoratissimo di aver partecipato. Grazie, noi onorati di averti ospitato, grazie davvero. E grazie al nostro team che ha curato sia la parte giornalistica che tecnica dei servizi esterni. Allora, al CEO Tonto Donati per le impeccabili dirette web, poi Luca Teseo, Francesco Paolo Salviani, Daniele Berardi per i servizi esterni, e naturalmente un grazie a tutti voi che ci avete sempre seguito da casa e sui social. Buona estate a tutti, di nuovo grazie, buona fortuna, buon calcio e buona vita a tutti. Arrivederci.